Ma io credo sia determinante, determinante soprattutto per aziende di alto di gamma, come siamo noi, perché si riesce in quel modo a dare una base industriale, che è indispensabile oggi per i prodotti e che permette ai prodotti di arrivare a quella, perfezione, di realizzazione, quella capacità anche di, offrire un prodotto di qualità a un prezzo, interessante. Ma si aggiunge a questa base una componente artigianale che è indispensabile proprio per servire quei clienti dell'alto di gamma che hanno voglia di avere qualcosa di particolare, di ancora più raffinato, di ancora più esclusivo. Io credo che il mix corretto tra quello che è la struttura forte industriale e una buona componente artigianale fanno sì che le aziende abbiano quel qualcosa così in più, di più sofisticato rispetto magari alle aziende totalmente industriali che hanno forse un prodotto molto più seriale, un po' meno affascinante per l'alto di gamma. Questo sì, non è semplice perché l'artigianato tendenzialmente tende a essere un po' in competizione con l'industria e tende a non avere tutte le opportunità che ha l'industria di sviluppo in giro per il mondo. Quindi l'artigianato oggi in Italia potrebbe correre il rischio di trovarsi senza mercato e quindi senza la capacità di autosostenersi, perché non riesce a esportare, non riesce ad andare su mercati importanti e si ritrova nel mercato italiano che non ha più le risorse per sostenerlo. Noi cerchiamo sempre di sviluppare prodotti che abbiano questo tipo di capacità di lavorazioni speciali che li rendano un pochino diversi. Quindi e su qui sarebbe un po' da capire dove si ferma il confine dell'artigiano e dove inizia l'industria. In diversi prodotti cui pensiamo, soprattutto nella lavorazione dei legni o nella lavorazione delle facciate dei nostri prodotti, tendiamo sempre di più a cercare materiali particolari che abbiano un contenuto, un aspetto artigianale, ma che abbiano comunque dietro di sé una logica industriale. Quindi, lavorando insieme con piccole aziende che lavorano in questa direzione, si riesce spesso a trovare il modo di lavorare su prodotti che siano abbastanza diversi in questo senso.